Settimo anno di recessione, ci lamentiamo continuamente per situazioni che ci appaiono avere i contorni delle ingiustizie anche rispetto ancora ai diritti civili, alla situazione di alcune particolari categorie di persone. Però se voi ci pensate, noi viviamo nella società più ricca, con la migliore qualità della vita, con la migliore qualità di diritti individuali concreti e concretamente vivibili che ci sia stata nella storia. Forse questa è una cosa da quale cercare di non dimenticarci. E che è molto coerente in realtà anche con lo spirito di questo bellissimo libro, che io sono veramente grato che non lo abbia pubblicato. Mi fa estremamente piacere che noi si sia potuto pubblicare. Che è un libro che ci porta a guardare il film e non la fotografia. Troppo spesso quando noi discutiamo di che cosa avviene in Italia, quando noi discutiamo di che cosa sta avvenendo in Cina, noi guardiamo solamente la fotografia. Vediamo quelli che sono i rapporti di forza, le istituzioni, le grandi avventure imprenditoriali del momento, e traiamo delle deduzioni da ciò che avviene a tempo T. Però, per fortuna, tutti siamo immersi nella storia. Quindi dobbiamo guardare non solo la fotografia, ma dobbiamo guardare il film. Dobbiamo chiederci quali sono i processi attraverso i quali si perviene a una certa situazione. Non dobbiamo accontentarci, per esempio, di vedere qual è il rapporto tra Stato e mercato, tra pubblico e privato in un certo momento del tempo, ma cercare di capire come ci si è arrivati, quali sono i processi, quali sono le tendenze, pur sapendo, come disse, come è noto, Mao Zedong della rivoluzione francese, è ancora troppo presto per farsi un'opinione di tanti di questi fenomeni. Questo libro, Wang ha scritto a metà, è un libro, qui sta male perché è l'oste che parla del suo vino, quindi voi direte di dirne bene per forza, però posso dirvi che tradurre i libri è una faticaccia, costa un sacco di soldi, bisogna parlare con i detentori dei diritti, tradurre il traduttore, perché ovviamente il traduttore sa l'inglese, ma non sa necessariamente il vocabolario tecnico. Nel caso di questo libro ci si addentra in tutta una serie di complessità che sono legate al fatto che è un libro che parla della storia della Cina, quindi bisogna sviluppare anche una competenza specifica che per esempio noi come istituto non avevamo, quindi lasciatevi dire, non è l'oste che parla del suo vino, ma è qualcuno che deve anche giustificare una certa fatica rispetto a se stesso, tenendo presente poi quali sono i tassi di vendita di titoli in Italia, un paese ricchissimo di scrittori e assai meno di lettori. Ebbene, questo è un libro straordinario. È un libro straordinario perché è di fatto l'unico libro, copertina a copertina, che sia stato scritto da uno dei più grandi economisti del Novecento, cioè Ronald Coase, che non aveva mai scritto un libro in senso proprio. Alcuni saggi straordinari gli sono valsi il premio Nobel per l'economia, e alcuni di questi tra di voi hanno studiato anche in maniera un po' distratta, magari l'economia avranno sentito parlare, il saggio celeberrimo sulla natura dell'impresa, il saggio sul problema del costo sociale, dal quale deriva quello che un po' impropriamente si chiama teorema di Coase, il saggio sul faro, un saggio geniale perché tutti gli economisti avevano preso per buona la definizione di bene pubblico data da un altro premio Nobel per l'economia, Paul Samuelson, no? Quindi il bene pubblico è non escludibile e non rivale. Tutti dicevano, l'esempio paradigmatico di questa cosa, di cos'è un bene pubblico, è il faro. Coase, con grande candore, disse, vabbè, andiamo a vedere come funzionavano questi fari. E scoprì che molti di questi fari in Inghilterra erano privati, infatti funzionari da privati, gestiti da privati. Questo per dirvi veramente in un minuto, quella che è la cosa che rende Ronald Coase uno dei più grandi economisti del Novecento e rende Coase forse l'unico economista smithiano del Novecento,
cioè un economista che scrive esattamente non nel modo in cui scriveva Adam Smith, perché erano passati cento e passa anni, ma col gusto, con l'interesse, con la curiosità. Quelli di voi che hanno letto La ricchezza delle nazioni sanno che è un libro che da una parte dà origine a un nuovo ambito di ricerca scientifica, quindi è un libro che fonda una teoria, ma dall'altro è un libro dal quale addirittura esondano i dettagli, i riferimenti, le storie, i tentativi di spiegare ciò che della storia noi non sappiamo ricostruire attraverso i dati con la speculazione intellettuale. La ricerca di fondare questa speculazione su delle cose, non tanto il bisogno di enunciare una teoria, ma il piacere di scoprire come effettivamente funzionano le cose. Gli Smith si ripete spesso la frase: non dalla benevolenza del macellare, del fornaio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ciò che Smith voleva dire non è che gli esseri umani devono essere egoisti così che tutti possono mangiare. Quello che Smith esprimeva era la meraviglia innanzi alla capacità degli esseri umani di cooperare, nonostante non fossero d'accordo sull'idea di nutrirsi a vicenda. E ciò che lui trova nell'autointeresse non è l'enunciazione di un dover essere, ma è la scoperta di un semplice fatto. Non dalla benevolenza del fornaio, dell'operaio, eccetera, la gente si aspettava la carne, la birra e il pane, anche prima che scrivesse Adam Smith, non è che è cominciato dopo. Ma Smith ha avuto la straordinaria intuizione di andare a vedere, di provare a capire come funzionava. E questo è quello che Ronald Coase ha fatto per tutta la sua straordinaria vita, una vita, una carriera nella quale il numero di pubblicazioni è stato infinitamente inferiore rispetto a quello di tanti altri scienziati sociali, ma l'impatto sui colleghi è stato spesse volte straordinariamente superiore, perché mentre altri erano contenti di avvicinarsi alla lavagna, di disegnare un diagramma e di spiegare come il mondo doveva andare, aveva la passione cercare di capire come invece poteva come il mondo effettivamente funzionasse. Allora, alcuni anni fa, Coase, già uno studioso anziano, forse morto a 103 anni, quindi è stata una vita molto lunga, insomma, anche per gli standard del mondo contemporaneo. Alcuni anni fa, Coase, dopo essersi occupato di tutti questi puzzle, no, in precedenza, di perché ci sono le imprese, la ragione per cui è scritto La natura dell'impresa, effettivamente fare un bene pubblico, come mai gli intellettuali hanno un'opinione contraria al mercato, un saggio molto famoso sul mercato delle idee, quelle dei beni, tante altre questioni. Ma decise di chiedersi come effettivamente funzionano le cose rispetto a una questione, cioè questa straordinaria trasformazione che stava avvenendo vicino. Nick Vanger era allora il suo assistente di ricerca, e in credo più di una decina d'anni il forte interesse scientifico di Coase per quanto stava avvenendo in Cina nasce una collaborazione feconda che poi nel corso di credo 3-4 anni ha dato origine a questo libro, che è un libro, devo dirvi, bellissimo, esattamente per le stesse ragioni per cui è un libro bellissimo e ancora oggi noi leggiamo La ricchezza delle nazioni. Non suoni complimenti per poco, ma è un libro che assieme rappresenta l'inizio di una formulazione teorica. Coase e Wang criticano in maniera molto decisa alcune tendenze dell'economia contemporanea. Ci sono degli appigli teorici, ma è anche un libro di storia e anche un'indagine sulle cause e le conseguenze dell'arricchimento di una nazione in particolare, cioè della Cina. E credo che ciò che ha fatto Guido Toledo poc'anzi, cioè richiamare l'esempio del boom economico italiano, sia molto interessante, perché diciamoci la verità, anche il boom economico italiano è stato tanto straordinario quanto inaspettato. E Nick Vanger oggi si occupa dell'eredità intellettuale di Ronald Coase, sta producendo una cosa che sarà preziosissima per gli
studiosi di tutto il mondo, cioè un'edizione completa di lavori di corsi. Dirige un journal, cose, fece tante cose, una cosa che fece molto importante per il progresso della scienza economica e giuridica nel mondo fu dirigere una rivista scientifica, il Journal of Law and Economics, e adesso ha fondato un altro journal, la cui eredità è passata a Ning, che insegna in Arizona, ma che mantiene forti connessioni con la Cina, che guarda sia da studioso, ma ovviamente anche da cinese, quindi con una interessenza molto forte e con tante speranze di scuola. E la prima cosa che voglio chiedergli, lui e Roman Coase esplorano benissimo nel loro libro, ha a che fare con il boom economico italiano. E dopo tutto, il boom economico italiano, ma anche, soprattutto, andiamo all'origine. La rivoluzione industriale in Inghilterra ha avuto una caratteristica molto chiara, era inaspettata. Nessuno ci avrebbe scommesso, non si sapeva quale era la ricetta che avrebbe dato origine al boom economico. Non a caso la pietanza che il boom economico ha cucinato rispetto alla struttura industriale, rispetto alle relazioni industriali, rispetto alle tipologie di impresa, è stata grandemente diversificata. Il boom economico in Lombardia non è stato il boom economico in questa regione. Allora, la prima domanda che vorrei fargli è questa: quanto è stato inaspettato, quanto è stato sorprendente per i cinesi e per lo stesso Partito Comunista Cinese quanto è avvenuto in Cina nel corso degli ultimi 30 anni? Before I answer that question, just let me briefly thank our host and for inviting me here, and also for everyone in the audience for being here this afternoon. Okay, so back to that question. No economist, no scholars ever predicted that China's transition to market economy. That being said, there's one economist by the name of Steve Chung who claimed, indeed, he wrote a small book in 1981, predicted China was going to capitalist. But he never anticipated the speed of China's transformation to market economy. Actually, the same small book, he had a second edition in 1986. In that second edition, he said, China's transition to market economy in the first few years has been very fast, but it's going to slow down in the years to come. But we know today now, that's not the case. China's transition to market economy is getting even faster when China moved to the mid-80s and 90s. So clearly no one ever predicted China's transition to market economy. And certainly not the Chinese government. We have to recognize that when reform started in China, the Chinese government, the intention from the perspective of the Chinese government was to save socialism. They never anticipated China going to a market economy. Credo sarebbe molto utile descrivere il processo della trasformazione economica cinese. Perché noi siamo un paese nel quale siamo molto abituati a parlare di riforme, no? È una delle nostre attività preferite parlare, però tutte le volte che gli italiani parlano di riforme tendono a parlare di grandi riforme, di riforme che si applicheranno uniformemente in tutto il paese, che devono essere in qualche maniera costruite dal governo centrale a vantaggio di tutte le aree economiche. Ora, è evidente che quando si parla di piccole aree economiche della Cina, comunque sia dal punto di vista della popolazione, dell'impatto della geografia, si
parla di qualcosa di incomparabilmente più grande, no, delle dimensioni con le quali noi siamo abituati a confrontarsi. Ma credo sia interessante chiedere a Ning di spiegarci un pochettino come funzionava quelle che lui e Ronald Coase nel libro definiscono rivoluzioni immaginarie. Cioè, quanto avvenuto in Cina non è stato un tentativo consapevole e fortemente diretto dal centro di andare dal punto A al punto B, ma al contrario si è proceduto in modo molto molto diverso. Mi piacerebbe che lui ci raccontasse come hanno funzionato, da dove si è cominciato in tutte queste rivoluzioni immaginarie. What you just said about how reform was presented in Italy very much reminded me what the Chinese government said in China about reform. That is, reform had to be designed and implemented from Beijing. Given the power of the Chinese Communist Party, indeed, the Beijing government implemented one reform after another in the 80s, in the 90s, and even today. But we showed in our book what really brought market forces and the private entrepreneurship to China, and what really transformed the Chinese economy over the past 2 decades was not the reform designed by Beijing, but what we called marginal revolutions. So let me spend a few minutes elaborating what I mean by marginal revolutions. Let me give you one example that really illustrates the difference between the reform designed and implemented by Beijing and the reform coming out of marginal revolution. I will use agricultural reform as one example. We know Mao Zedong died in 1976. At that time, China was one of the poorest economies in the whole world. So the post-Mao Chinese leaders, they knew that China had to change course. China just cannot possibly continue Mao's policy. But at that time, they didn't know anything, any alternative to socialism. So what they thought was Mao's policy failed socialism. So they want to try something better, be able to really bring socialism to China. So the agricultural reform that implemented by the post-Mao Chinese government was to say, raise the purchasing price of agricultural products. But the agriculture is still very much controlled by the state. But more subsidies given to farmers to purchase, say, chemicals, fertilizers. So the reform implemented in agriculture by Beijing was more or less the same, what we call the price control. So increase the price of agricultural products and reduce the price of fertilizers. The goal was to make collective farming stronger. So that's the policy implemented by Beijing in agriculture. But we today know what really transformed agriculture in China was what is called private farming, that is household-based farming. In China, it's called a household responsibility system. But that reform, that change, was not something designed by Beijing, but came from patterns. We have to recognize China had a long history. On the top of that was maybe 30 to 40 years of socialism. But long before socialist revolution, China had 5,000 years of history. And during that long history, farming always private, done by households. So when Mao died,
private farming emerged everywhere in China.